Giacomo Poretti in Fare un'anima. Il prete entrò, sorrise, guardò il bimbo, poi sparò a bruciapelo. Bene, avete fatto un corpo, ora dovete farne un'anima. Da cosa è stato ispirato? È presto detto, da un fatto piccolissimo e contemporaneamente enorme, che è la nascita di un figlio. Scusi, dottore, ma quando è che si manifesta l'anima? Prima o dopo i denti da latte? In sostanza questo spettacolo si diverte ad indagare il significato di questa parola, se ancora l'anima sia ancora attuale ai giorni nostri e se una parola così può competere con dei termini molto più fashion, no? Dai, cerchiamo di essere seri. Se il mio algoritmo di consumo non mi ha mai consigliato un'anima, significa che l'oggetto non mi è di nessuno interesse e utilità. Dai, non scherziamo, su! La tecnologia mi affascina molto, ma la subisco. Io non sono mai riuscito a installare Instagram perché quando mi chiede puoi consentire a Instagram di accedere alla tua libreria foto, io mi cago sotto. Non si conoscono ancora gli effetti collaterali della tecnologia. Gli open day devono essere fatti in inglese, i moduli di scrittura devono essere fatti in inglese, le lezioni di matematica devono essere fatte in inglese. Ma cazzo, ma sono già difficili in italiano le lezioni di matematica, dai! Fuori fuori, fuori fuori! E in inglese invece rosico un po' perché, benché abbiano cercato di farmelo imparare dai tempi delle medie, sono proprio fatto di coccio, no? Dopo non lamentatevi se vostro figlio viene a casa e ha preso un bel 3. 3.